abbiamo voluto investire in maniera decisa e incisiva sulla formazione degli operatori economici del territorio che si occupano di produzione agroalimentare. Ed ecco così che nelle 4 giornate precedenti a Kena Musin Karrela ci saranno dei momenti formativi per tutti gli interessati, che siano essi operatori economici o semplici cittadini di Villanova e non, per appunto prendere consapevolezza dei sapori, dei profumi e delle caratteristiche degli alimenti che poi andranno a confluire tutti insieme nella cena comunitaria di Kena Musin Karrela del 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Kena Musin Karrela sarà preceduta da alcuni laboratori del gusto. Riguarderanno i cibi più importanti, quelli un pochino rilevanti della nostra gastronomia del Logudoro. E allora parliamo del vino, parliamo dei formaggi, parliamo del pane, parliamo delle carni. I laboratori saranno molto interessanti, articolati. Prevedono sia la presentazione del prodotto, l'incontro col produttore, con l'esperto, e infine una degustazione guidata tale da consentire anche al consumatore una migliore conoscenza di ciò che sta mangiando, appunto. Entriamo nel vivo dopo quella bellissima anteprima che è stata fatta a Nuraghe e Appio, e per la prima volta da quando si fa Kena Musin Karrela, che è arrivata alla sua quindicesima edizione. Nuraghe e Appio, che rappresenta anche la valorizzazione del territorio di Villanova, che è vasto ed è ricco di siti archeologici, di siti naturalistici e quant'altro. Naturalmente, per chi oltre a venire l'ultimo giorno, il 10 di agosto, decidesse di venire qualche giorno prima a Villanova, oltre alla possibilità di mangiare nei vari ristoranti locali, c'è anche la possibilità di pernottare nei B&B e anche in case private che sono messe a disposizione dalla comunità villanovese.